Anche noi guardiamo Trinacria Web TV. Anch'io guardo Trinacria Web TV. Fallo anche tu. Anch'io guardo Trinacria Web TV, fallo anche tu. Pure io seguo Trinacria Web TV, oh yeah, fallo anche tu. Piastrelle e cotti, isolanti e rivestimenti, ceramiche ed arredo bagno. La ditta Biondo, oltre ad essere un'azienda leader nel settore edilizio, costruisce villette, appartamenti, chiavi in mano ottimamente definiti, a trappeto piano di fico con vista mozzafiato sul golfo di Castellammare e a Terrasini, ma anche negozi e arredi urbani. Proponiamo unità immobiliari curate nel dettaglio con la massima qualità utilizzando i migliori materiali. Ci rivolgiamo a chiunque voglia comprare un immobile per uso residenziale o commerciale ad un prezzo competitivo. Visita il nostro sito www.ediliziabiondo.it. L'azienda edile Fratelli Biondo vi aspetta in contrada Piano Trappeto vicino il passaggio a livello. Per contattarci chiamalo 091 89 89 562 oppure contatta il cellulare 328 36 777 11. Bellezza è creazione, è provocazione, è sogno per l'umanità, è un lusso necessario. Se una piccola imperfezione diventa un complesso, è il momento di agire. Studio Perna vi aspetta a Catania, in via Caronda 480. Telefono 095 55 1468. Settimanale del notiziario web Trinacria Web TV. Oggi 14 dicembre apriamo il notiziario con la cronaca. A Catania la Guardia di Finanza sequestra oltre 1 milione di prodotti natalizi contraffatti di provenienza cinese. Vediamo il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno concluso due operazioni finalizzate al ritiro del mercato di prodotti natalizi non conformi, non sicuri e al contrasto della contraffazione. Come di consueto, infatti, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, si assiste all'aumento delle vendite di articoli dedicati, luminari, addobbi, che non sempre sono conformi alle normative dell'Unione Europea dettate a tutela dei consumatori. Proprio in tale contesto, nell'ambito dei servizi predisposti per il controllo economico del territorio, è stato individuato nella zona industriale di Catania un magazzino di stoccaggio merci non sicure di provenienza cinese, pronte ad essere immesse in commercio per lo shopping natalizio. I prodotti rinvenuti, realizzati senza rispettare alcuno standard di sicurezza, soprattutto ricorrendo a materiali di scarsa qualità e privi del marchio CE, avrebbero potuto costituire un rischio per la sicurezza dei consumatori e in particolare dei bambini, trattandosi di accessori alimentati elettricamente e destinati a completare tradizionali addobbi natalizi. Infatti, proprio lo scadente assemblaggio di tali apparecchiature fa sì che possano diventare fonte di innesco di incidenti domestici, cortocircuiti, principi di incendio e dispersione di corrente con conseguenze facilmente immaginabili. Al termine dell'ispezione sono stati sequestrati quindi circa 1.300.000 articoli non sicuri, mentre il responsabile, un cittadino cinese titolare anche di un esercizio commerciale nel centro del capoluogo etneo,
è stato segnalato alla Camera di Commercio di Catania per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative. Lasse Turi Palocco, Angelo Mirabile, alias Angelo Porco, Giovanni Nizza, detto Giovanni Barana, Agostino Pomponio, Antonio Puglisi, alias Puglisino, Cristoforo Romano, inteso Cristiano, Di Mauro, Francesco Faro, alias Melo Meno, Angelo Gallo, alias Angelo Acciolla, Francesco Liberato, Salvatore Mirabella, al marchio registrato. Il monitoraggio dell'attività all'ingrosso in corso già da alcuni giorni aveva consentito di rilevare un sospetto andirivieni di clienti extracomunitari che si recavano presso il negozio per l'acquisto di merce. L'intervento seguito sempre dai finanzieri del gruppo di Catania ha consentito di rilevare che l'attività commerciale era in realtà un grande centro di smistamento di calzature con marchi contraffatto, Gucci. Al termine dell'operazione sono state sequestrate circa 1 migliaio di paia di scarpe di ottima fattura e pronte ad essere immesse sul mercato illecito, dove avrebbero fruttato oltre 40.000 euro, mentre la titolare è stata deferita all'autorità giudiziaria catanese. E ora una spiacevole notizia di cronaca: si è tolto la vita un giovane studente di 25 anni di Trappeto, il piccolo borgo marinaro della provincia di Palermo. Il fatto è accaduto lo scorso 11 dicembre. Un gesto estremo dettato forse dal mancato superamento di un esame universitario. La notizia ha fatto subito il giro del paese, gettando nello sconforto e nell'incredulità l'intero paese che conosceva la famiglia del ragazzo. Tanti messaggi di cordoglio anche su Facebook per il giovane che ha compiuto un gesto così drammatico. E andiamo avanti adesso con un'altra notizia: ordine di custodia cautelare in carcere per un finanziere. Si tratta di un 50enne, GS le iniziali, ispettore della Guardia di Finanza Etnea. Il militare è stato tratto in arresto per aver ottenuto 5.000 euro per attenuare gli esiti di un controllo. L'uomo è stato sospeso dal servizio. Ed è truffa all'INPS scoperta dalla Guardia di Finanza di Catania. Il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno scoperto una truffa all'INPS da parte di 23 italiani emigrati all'estero che hanno continuato a percepire indebitamente l'assegno sociale per un importo pari a 620.000 euro. Nell'ambito dell'attività quotidianamente svolta a tutela della spesa pubblica, i militari della compagnia di Caltagirone, dopo aver rilevato a seguito di specifiche denunce l'illecita percezione di trattamenti sociali da parte di 3 soggetti italiani emigrati all'estero, hanno avviato in stretta collaborazione con l'Istituto di Previdenza un più ampio monitoraggio delle posizioni beneficiarie dell'assegno. In particolare l'INPS ha fornito i dati completi dei percipienti che le TM gialle hanno incrociato con l'anagrafe degli italiani residenti all'estero in alcuni comuni del Calatino, quali Caltagirone, Licodia Eubea, Mirabella Imbaccheri, Mineo e Vizzini. Le attività investigative sono state svolte su centinaia di soggetti, tenendo presente che hanno il diritto a percepire a domanda tali emolumenti coloro che abbiano compiuto il 65esimo anno di età, senza reddito comunque al di sotto di una determinata soglia, a prescindere dal pagamento pregresso di contributi previdenziali. Tale forma di sostegno sociale, ammontante a circa 500 euro mensili, compresa la 13esima, può riguardare però soltanto i soggetti che abbiano residenza effettiva in Italia, cioè che dimorino in maniera stabile e continuativa da almeno 10 anni nel territorio nazionale italiano. Peraltro sussiste l'obbligo di comunicazione all'istituto dell'avvenuto trasferimento all'estero. Invece alcuni indizi acquisiti nel corso degli accertamenti hanno portato a sospettare della genuinità del documento certificativo della residenza in Italia presentato all'INPS nella domanda di attribuzione dell'assegno. Sono stati pertanto effettuati i necessari riscontri tramite l'utilizzo di appositi applicativi informatici, nonché specifici sopralluoghi e rilevamenti presso i singoli comuni che hanno consentito di accertare come ben 23 italiani, pur residendo stabilmente anche da diversi anni in Argentina, ben 12, Venezuela 2 persone, Brasile 1, Stati Uniti d'America 3, Australia 2 e Germania 3, abbiano messo qualunque comunicazione all'istituto previdenziale e abbiano illecitamente continuato a beneficiare illecitamente del trattamento sociale per un importo complessivo superiore a 620.000 euro. In 3 casi gli indagati sono stati risultati anche deceduti da alcuni anni, ma gli eredi hanno incassato tranquillamente l'assegno mensile erogato dall'Italia. I responsabili sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica di Caltagirone per il reato delle truffe aggravate ai danni dello Stato, mentre sono stati immediatamente bloccati i pagamenti da parte dell'INPS e avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.
Una società che operava nel settore pulizie nel catanese evade il fisco per 800.000 euro, sequestrati i beni. E vediamo il servizio. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 380.000 euro nei confronti del titolare di una società operante nel settore delle pulizie, che aveva occultato ricavi per 800.000 euro. La società era stata sottoposta a una verifica fiscale nello scorso mese di luglio nell'ambito delle ordinarie attività a tutela delle entrate condotte dai militari della tenenza 10 Reale. Nel corso delle attività ispettive era emerso che la stessa aveva operato dimenticandosi di presentare le dichiarazioni dei redditi. Con tale modus operandi l'amministratore aveva sottratto al fisco circa 800.000 euro di ricavi relativamente all'anno d'imposta 2012, così evitando il pagamento di imposte per circa 380.000 euro. La ricostruzione del volume d'affari realizzato dalla società è stata possibile grazie all'esecuzione di una serie di controlli incrociati, grazie ai quali è stata rinvenuta tutta la documentazione contabile attestante i rapporti commerciali intrattenuti dalla stessa. Attraverso l'analisi del carteggio acquisito, nonché lo sviluppo delle informazioni reperite tramite le banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza, si è riusciti a determinare il profitto realizzato negli anni oggetto di controllo e nascosto al fisco. Il titolare dell'impresa è stato deferito alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di omessa dichiarazione e omesso versamento d'IVA, avendo superato le soglie di punibilità, ossia imposte evase per singolo anno superiori a 50.000 euro. L'agenzia Etnea, quindi, su proposta della stessa Guardia di Finanza Cese, ha emesso un decreto di sequestro preventivo di beni a garanzia dei crediti vantati dall'erario nei confronti dell'amministratore della società. Le Fiamme Gialle, svolti gli opportuni accertamenti al fine di individuare il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile all'indagato, hanno così sottoposto a sequestro 30.000 euro depositati su conto correnti, un immobile, quote societarie fino a concorrenza dell'imposta evasa. Sindaci Castello, chiuso il cimitero dopo il nubifragio di novembre e ancora non sono stati effettuati i lavori. Il servizio. Chiuso il cimitero del comune 10 Castello dopo gli eventi di calamità naturale avvenuti a novembre. Messa in sicurezza dei cipressi all'interno dell'area cimiteriale, a pesare non è soltanto il disservizio, ma anche mettersi nei panni di tutte quelle persone che hanno dei familiari all'interno di questo cimitero e sono impossibilitati a poterli andare a trovare. Abbiamo contattato il sindaco di Cicastello, Filippo Drago, che ha detto che la gara d'appalto deve essere ancora espletata e quindi i lavori si concluderanno prima delle festività natalizie. Nel frattempo rimaniamo in attesa e speriamo che davvero al più presto possa essere riaperto il cimitero. Continua anche domenica da Citrezza il mercato del contadino di Campagna Amica, organizzato dall'assessorato alle attività produttive del comune di Cicastello, guidato dal vice sindaco Ezia Carbone, dalla sezione regionale e provinciale della Coldiretti di Catania. Un'iniziativa colta subito al volo da numerosi cittadini e visitatori, nei gazebbi adibiti, dagli operatori alla vendita di ortaggi, frutta e prodotti tipici esclusivamente a chilometro zero. L'evento, inaugurato dallo stesso assessore Carbone alla presenza del sindaco Filippo Drago, dei rappresentanti delle associazioni di categoria Cusimano e Pappalardo, nonché dal dirigente comunale dell'area attività produttiva Alfredo D'Urso, sarà replicato sempre dalle 15 alle 20 e proseguirà anche nelle giornate di domenica 21 e 28. E torniamo adesso in provincia di Palermo. A Trappeto infatti è stato approvato il bilancio 2014, consegnato un bene confiscato alla mafia che forse sarà utilizzato per Museo del Mare. È stato un parto lungo ed estenuante l'approvazione del bilancio 2014 da parte del Comune di Trappeto. Presenti in aula consigliera giovedì 11 dicembre tutti i consiglieri comunali all'indomani del rinvio a causa della mancanza del numero legale.
In caso di mancata approvazione da parte della maggioranza e opposizione sarebbero stati problemi a pochi giorni dalla data ultima, perché in tal caso il comune sarebbe stato commissariato. Soddisfatto a fine serata il primo cittadino Pino Vitale del responso, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato e approvato il bilancio. Al sindaco Vitale abbiamo chiesto anche la recente assegnazione di un bene confiscato alla mafia a Trappeto e sul futuro utilizzo che il comune ne vorrà fare. Sindaco, il Comune ha avuto un mese fa circa un bene confiscato alla mafia in piazza Madonna di Fatima. Quale sarà l'utilizzo che ne farete? E allora, intanto abbiamo avuto questo bene confiscato alla mafia circa un mese fa. Mi sono visto proprio ieri con il presidente del GAL per cercare di fare il museo del mare. Ora, mi dicevano, prima lo dobbiamo, c'è tutta la classe burocratica da fare, e poi io, insieme con tutta l'amministrazione, abbiamo deciso di fare il Museo del Mare, che è un'attrazione molto importante per il nostro paese. Quanto concerne i fondi per fare quest'opera? Allora, i fondi, siccome il Museo del Mare già esiste, due paesi, Castellammare e Trappeto, il GAL ha stanziato 220.000 euro e questi fondi saranno divisi fra Castellammare e Trappeto. Questa è una bella iniziativa, per quanto concerne la tempistica invece? Tempistica, penso, i soldi si bisogna spendere entro il 2015, quindi, perché ieri sono venuti due architetti, abbiamo visto il bene e poi loro mi consigliavano di fare una sala multimediale dove verranno collocati tutti i pezzi di questo Museo del Mare e farli conoscere ai bambini. Potrebbe essere anche questa un'attrattiva per il turismo? Sì, questa è un'attrattiva non solo per il turismo ma anche per i bambini, che non sanno nemmeno cosa è un timone, cosa è una barca, cosa è la prua, la poppa, non sanno niente di cosa, di una barca a vela, non sanno di niente. Nuovo numero dello Strillone, il periodico distribuito nella Sicilia occidentale ad Alcamo, Trappeto e Balestrate. In questa edizione darà tanto spazio al Natale ma anche a recenti attentati nei confronti del direttore di Teleiato, Pino Maniaci, ma anche ampio risalto alla realtà trappetese. Infine Alcamo e Castellammare con il presepe è un'iniziativa per gli ipovedenti. Nella pagina sportiva risalta la 28ª edizione del trofeo di calcio giovanile Costa Gaia e il recente derby disputato in categoria tra Balestrate e Trappeto, che non si sfidavano da 25 anni. Il nuovo sito è grafica dello Strillone, che sbarca su internet all'indirizzo www.strillonenews.altervista.org, curato da Salvatore Toia. E adesso un servizio, un'intervista al vice sindaco Canzoneri di Castellammare del Golfo, realizzato da Annalisa Ferrante. Ecco, dopo questo riconoscimento adesso cosa avete intenzione di fare proprio per il Natale, di promuovere questa specialità tipica? Sì, naturalmente stiamo attivando tutta una serie di iniziative per la promozione di questo prodotto. E voglio ribadire la promozione di questo prodotto con la ricetta tipica, perché noi abbiamo avuto il riconoscimento da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole per la ricetta tipica. Continuo a sottolineare ricetta tipica perché di questa tipologia di prodotto con i fichi nei vari comuni della provincia ce n'è moltissimi. Ma la ricetta tipica castellammarese aveva una tipicità che noi intendiamo assolutamente promuovere e che vogliamo che tutti i produttori, se vogliono il riconoscimento, devono seguire quella ricetta. Ecco, per il Natale cosa è previsto? Allora, per il Natale è previsto una sorta di degustazione collettiva del prodotto, e cioè una sorta di sagra, voglio dire una sorta di sagra in cui tutti i cittadini possono venire a contatto con le modalità di preparazione del prodotto stesso. Ma la parte più importante della promozione di questo prodotto è il convegno. Un convegno organizzato con alcune associazioni e con alcuni uomini di cultura che cercheranno di riportarci alle origini di quel prodotto. Che non è solamente buonissimo, ma era anche, diciamo, un modo per incontrarsi, socializzare, un momento di festa. Proprio per questo appartiene alla tradizione tipica castellammarese.
Direi io non solo l'aspetto appunto sociale, che è fondamentale nel ricordo e riproposizione del prodotto, ma anche l'aspetto artistico bisogna sottolineare, perché a differenza di altri prodotti simili esistenti in Sicilia, questi avevano delle forme particolari che si riconducevano alla tradizione popolare e anche religiosa del prodotto stesso. Palme, frutti, fiori, figure artistiche e rievocative del periodo natalizio. Sport in Serie B, il Catania perde ancora in trasferta, in Serie A il Palermo vede l'Europa. Yeah! In Serie B, ennesimo passo falso esterno del Catania, che in vantaggio 75esimo per 2-1 sul difficile campo del Livorno, con rimonta firmata a Krapek e rigore di Calaiò, riesce a farsi perforare tre volte nel giro dei 20 minuti e perdere il match 4-2 contro gli Amaranto di Gautieri. Lontano dal Massimino, gli etnei hanno raccolto poco, lasciando spesso l'intera posta in palio. Oltre alle solite assenze per squalifica, si sommano i tanti infortuni che da inizio stagione hanno falcidiato la rosa e condizionato le scelte del tecnico Beppe Sannino, costretto a mandare in campo sempre una formazione rimaneggiata. Prossimo impegno per i rossazzurri, sabato alle ore 15 contro il Brescia al Massimino. Se nella serie cadetta il Catania non sorride, in Serie A il Palermo conquista tre punti importanti al fotofinish contro il Sassuolo con gol firmato Belotti e continua la sua serie positiva arrivata a 7 gare senza sconfitta. Adesso i rossonero di Beppe Iachini vedono una zona Europa League e domenica andranno in trasferta contro l'Atalanta dell'ex Stefano Colantuono. Finita anche questa edizione settimanale, seguiteci nel nostro sito www.trinacriawebtv.it, scrivete le mail su trinacriawebtv@libero.it, seguiteci anche su YouTube e su Facebook. Alla prossima!